Cari amici del BDC, ben trovati, sono Marco Secchi, proprietario di Rail Beneficio di Cagliari e quest'oggi voglio farvi vedere una operazione che facciamo di frequente qua in birrificio. Ovvero, una volta che noi produciamo il mosto da questi serbatoi, lo mettiamo in dei serbatoi che si chiamano fermentatori. In questi fermentatori, a questo mosto, aggiungiamo del lievito. Il lievito ha la funzione di mangiare gli zuccheri e produrre alcol e CO2. Ma come facciamo a sapere quando è terminata la fermentazione, quindi può iniziare la birra a maturare? Adesso vi facciamo vedere un modo molto semplice che utilizziamo qua in birrificio. Andiamo! Qua abbiamo una birra che sta fermentando, quindi i nostri lievi stanno mangiando gli zuccheri e stanno producendo alcol e CO2 e noi dobbiamo sapere quanto questi lieviti hanno mangiato e quindi dove siamo arrivati come attenuazione. E questo possiamo saperlo estraendo un po' di mosto e verificando quanto grado zuccherino è rimasto ancora nel mosto per sapere se la fermentazione è terminata oppure no. Innanzitutto andiamo a sanificare la nostra valvola e la sanifichiamo in due maniere, sia con una fiamma, andiamo qua a sanificare col calore la nostra valvola, poi abbiamo un liquido con acqua peracetico, quindi andiamo a spruzzare un po' il peracetico e andiamo a inserire un rubinettino precedentemente sanificato ovviamente, apriamo la nostra valvola e facciamo uscire un po' di prodotto, mentre da diciamo affinazzare il nostro contenitore, ok, perché semplicemente prendiamo il nostro campione. Ok, una volta presa una quantità sufficiente di prodotto, andiamo a utilizzare il nostro saccarometro per vedere quanto zucchero residuo è rimasto nel nostro mosto. Andiamo, allora, prendiamo il nostro supporto e prendiamo il nostro saccarometro e versiamo il nostro mosto nel supporto. Che semplicemente mettiamo il nostro saccarometro all'interno. Bene, abbiamo fatto la nostra misurazione e abbiamo visto che siamo arrivati col mosto a temperatura di 20 gradi a 5 plato e 7 più o meno. Questo ci dice che la birra sta ancora fermentando e i lievi stanno ancora mangiando gli zuccheri, come detto prima, producendo CO2 e alcol. Noi sappiamo che questa birra attenua intorno ai 2,5 plato, quindi deve ancora fermentare qualche altro giorno. Questo è un'indicazione ovviamente importantissima che abbiamo per sapere lo stato della fermentazione. L'altra indicazione che abbiamo è, siccome noi teniamo tutti i serbatoi in pressione, mettiamo un gorgogliatore che permette al serbatoio di rimanere in pressione fino alla pressione che noi decidiamo. Generalmente la teniamo a un bar e due e la CO2 in eccesso fuoriesce, quindi se i lievi stanno ancora mangiando c'è CO2 in eccesso che esce da questo gorgogliatore. Una volta che non esce più CO2, quindi i lievi hanno finito di mangiare, ovviamente con questa misurazione e quell'indicazione sappiamo che la fermentazione è finita. A quel punto abbattiamo la temperatura a 20 gradi di questa birra, che è un'alta fermentazione, la abbassiamo intorno ai 2 gradi in questo caso, e quindi i lievi cosa fanno? Precipitano nel fondo del serbatoio, che è un serbatoio con un fondo conico, e riusciamo a estrarre dal fondo i lieviti esausti. Questo si fa in diverse estrazioni nei giorni successivi e la birra inizia la sua maturazione da quel punto, che durerà più o meno dalle 2-3 settimane. E una volta che termina la maturazione, la birra è pronta per essere bevuta. Spero di essere stato abbastanza chiaro e sufficientemente esaustivo. Se doveste avere qualunque tipo di curiosità, noi siamo ben lieti di raccontarvi tutto quello che facciamo qua dentro e come produciamo la nostra birra. Potete contattarci all'indirizzo che vedete qua sotto, oppure via Facebook quando venite qua al locale. Saremo ben lieti di rispondervi, di chiedervi qualunque tipo di curiosità. Un grande abbraccio, a presto, ciao!